Ciao, oggi faremo insieme la torta di mele caramellata. Questa è già pronta ovviamente, ma adesso vi spiego come si fa. La ricetta l'ho inventata io. Benissimo, eccoci pronti per la nostra torta. Mele, carote e limone. Ci serviranno due mele, due carote da frullare, grattugiare, il succo e la buccia di un limone, 4 uova, 60 g di fecola di patate, 220 g di farina, 60 g di burro da ammorbidire, 100 g di zucchero e una bustina di lievito vanigliato per dolci. Andiamo a sbattere le uova con tutto lo zucchero. Adesso uniamo tutta la fecola e continuiamo a sbattere. Il burro ammorbidito a fiocchetti ma non sciolto. Buccia e succo del limone più le due carote grattugiate anche grossolanamente. Tutta la farina. Adesso andate ad aggiungere mezza ciotolina di acqua. Il lievito. E adesso lasciamo lo sbattitore e mettiamo le nostre mele a fettine sottili o a pezzettini che andremo a mescolare a mano senza sbattere più. Ecco le nostre mele, io le ho messe a fettine e adesso andiamo a mescolare ben bene e poi a mettere nella teglia imburrata e infarinata. Inforniamo a 180 gradi, forno ventilato per una quarantina di minuti su per giù.